Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Sono qua nella mia cucina perché vi voglio parlare appunto di un argomento che riguarda la cucina, ovvero la mia nuova dieta, come è cambiato un po' l'approccio al mio all'alimentazione adesso che sto iniziando, ho iniziato una nuova dieta, quindi vi voglio parlare appunto di questi cambiamenti che ci sono stati sia dal punto di vista dell'allenamento che della dieta. Questi cambiamenti già si sono visti un po' sul mio corpo, infatti in tante di voi, soprattutto nelle story che ho pubblicato su Instagram, perché ricordatevi, qualsiasi cosa avviene sempre prima su Instagram, quindi seguitemi su Instagram se ancora non lo fate. La nelle IG Story vi ho chiesto appunto, facendovi vedere delle foto del mio corpo, un po' i cambiamenti che c'erano stati, se vi faceva piacere vedere la mia dieta, e voi mi avete detto di sì in tantissime, in tante addirittura mi avete detto che sono dimagrita ancora di più, mi avete detto cosa faccio eccetera. Ragazzi, innanzitutto prima di iniziare vi voglio dire di guardare il video che ha fatto mia sorella Nancy sul suo canale, in cui vi ha parlato della dieta fit, appunto vi ha spiegato lei benissimo, proprio bene bene, andatelo a vedere, tutti i concetti principali della dieta fit che stiamo seguendo io e lei e che è il nostro approccio all'alimentazione. Lei vi ha consigliato tanti prodotti, tanti alimenti, tanti trucchetti, quindi andatelo a vedere, vi lascio il link nelle schede e nei box info sotto, comunque cercate Nancy Vlog. Un'altra cosa importantissima che vi voglio dire è di seguirci anche sul nostro secondo canale Carlita e Nancy, dove là io vi faccio ogni settimana, io e Nancy, mia sorella, vi carichiamo nuovi video di ricette, là ho fatto tanti video cosa mangio, pancake, colazioni, merende, pranzi, tanti tanti spunti. Ovviamente per non riempire questo primo canale dove c'è tanto anche di beauty, vlog e altre robe varie, là è solo healthy, alimentazione, allenamento, trovate tutto sul mio secondo canale Carli Tendenzi, quindi iscrivetevi anche lì, ce l'ho scritta qua, la mia vita perché è un casino per inquadrarla eccetera, comunque è una specie di carb cycling, quindi è una novità per me che dovrò seguire. Apparentemente sembra anche più magra, è vero, perché praticamente si eliminano i cuscinetti, la cellulite, il grasso e predomina la massa magra, quindi diventi un fascio di muscoli alla fine tonica, quindi sembri più magra, ma non lo sei, perché se vai vedendo il peso è lo stesso, magari anche maggiore perché hai preso muscoli, insomma. Però sei più bella, cioè c'è il fisico da donna, formoso, bello, con belle gambe, bei glutei, eccetera, quello è per me fisico, però senza andare a prendere troppo sporco, cioè quindi senza prendere troppi liquidi. Con questa carb cycling si dovrebbe mantenere una costruzione abbastanza tonica, cioè facendo carico e scarico, adesso vi spiego come, vi dico tutto quello che io mangio, eccetera, e anche l'allenamento è cambiato, praticamente si evita di avere, di essere troppo appannati, quindi non fai insomma il pancione, ovviamente non stai proprio con gli addominali scolpiti, però si mantiene bene comunque un po' le linee, si tendono a mantenere perché fai carico e scarico. E poi la cosa bella è perché è molto appagante per la mente, perché come sapete io sono una che ama molto mangiare, quindi non riuscirei mai a fare la fame, quindi in questo modo riesco anche a mangiare grandi quantità, anzi a volte è proprio difficile, cioè oggi voi non mi credete, io ho uno stomaco pienissimo perché ho mangiato tantissimo e non vedo l'ora di fare lo scarico perché mi sento un maiale, quindi è bello perché insomma ti puoi concederti bei piattoni di pasta, di patate, di... Iniziamo subito dalla colazione, ragazze. A colazione io mangio di solito dei cereali, dei fiocchi d'avena o comunque una quota di carboidrati sani, pancake fatti con albume, guardate sul mio secondo canale la ricetta e nei prossimi giorni vi farò un'altra video ricetta di pancake veramente al bacio. E un'altra cosa che mi sta piacendo tantissimo mangiare a colazione sono queste qua, le barrette di Fit Via, ragazze, non so se la luce ve le fa vedere, comunque metto le immagini, le barrette di Fit Via Fit Detox Berry, sono delle nuove barrette, voi sapete che io amo tantissimo i tè di Fit Via, infatti guardate se vi dico bugie, eccolo qua, la mia tisana che ho bevuto proprio adesso mentre che mi organizzavo le idee per il video, ogni giorno io bevo 3 tazze di tisana Fit Via e sono veramente la cosa più importante per me per mantenermi in forma e depurarmi. Da quando ho scoperto Fit Via
ho messo una croce su tutte le tisane che esistono al mondo, cioè per me è la più buona del mondo, a parte che ci sono tantissime combinazioni buonissime ed è veramente efficace. Ad esempio con una bustina di queste che è Fitberry, che è uno dei miei preferiti, io ci faccio tantissimo tempo, poi adesso hanno diminuito anche i prezzi sul sito Fitvia, andate a vedere, ci sono tanti set in cui potete comprare magari il tè, la bottiglia e le barrette assieme, sono scontati. E inserite il mio codice sconto che è come sempre Carlita10. Se inserite questo codice, Carlita10, avete uno sconto del 10% che appunto è riservato a tutti voi che siete i miei follower. Così potete risparmiare un bel po' di soldini e io ve le straconsiglio, raga. Questa è una busta di 100 grammi, cioè non esistono tisane così grandi. Ci fai veramente tanto, tanto tempo e vedi i risultati. Io penso che sia meglio spendere in qualcosa di veramente funzionante, buono, di qualità, con tutti gli ingredienti naturali, senza zuccheri aggiunti, senza additivi, una tisana buona piuttosto che 100.000 di dubbia provenienza, di dubbio ingrediente che magari non funzionano nemmeno. Quindi queste qua, datemi di me, veramente Fitvia è la migliore tisana che esiste. E le barrette sono una novità troppo bella, io ve le straconsiglio a colazione, raga, perché sono veramente con pochissime calorie e una quota di carboidrati veramente veramente bassa, ma soprattutto sono carboidrati buoni, sani e puliti, perché sono fatti da frutta fresca, frutta secca e appunto cereali, senza zuccheri aggiunti, quindi non hanno zuccheri, sono completamente naturali, biologiche, vegane, sono buonissime soprattutto, eccole qua, guardate. Sono, ne escono tante, in una confezione così ho fatto anche il calcolo, se inserite il mio codice sconto ne sono 12 in una confezione e vi vengono a costare poco più di un euro ognuna, quindi è veramente un prezzo super accessibile considerato il fatto che sono naturali, bio, vegan e buonissime, sono crudiste, sono veramente fatte da ingredienti come se le faceste voi in casa, insomma, però senza lo sbatti di metterti a comprare le cose, di farle, però sono veramente buone. Anche ne apro una e ve la faccio vedere. Sono delle barrette super profumate ai frutti rossi, frutta secca, fichi, contengono un po' di cose miste all'interno. Vi danno tanta energia, buon umore, vi tengono in forma e vi saziano tanto, quindi senza farvi ingrassare. Quindi le potete mangiare sia a colazione sia come merenda pre-workout, perché vi danno l'energia giusta per affrontare l'allenamento senza ingrassare, ripeto, perché sono tutti zuccheri buoni, perché non ci sono zuccheri aggiunti, sono solo zuccheri della frutta. Quindi io queste ve le straconsiglio, Carlita10 sul sito Fitvia. Tutto quest'anno nuovo sarà un anno di cambiamenti per me dal punto di vista dell'approccio all'alimentazione e all'allenamento, quindi ve ne voglio parlare e poi in seguito magari farò sempre nuovi video sull'allenamento eccetera per tenervi informati. È cambiato proprio il mio approccio mentale un po' all'alimentazione e all'allenamento, quindi vi voglio far capire. Innanzitutto io ho intenzione di approcciarmi in modo completamente salutistico o quasi, nel senso che vi spiego. Ho sempre amato l'alimentazione da bodybuilder, ho sempre fatto l'alimentazione da bodybuilder, quindi ho sempre amato la palestra, il bodybuilding, eccetera. Ma adesso in particolare mi rendo conto che voglio accontentare il mio corpo, cioè nel senso che il mio ultimo scopo è sì avere un bel fisico e avere un fisico muscoloso, l'ho sempre detto, ho sempre amato un fisico muscoloso. Le braccia così messe, che è magari un minimo di muscolatura per voi, per me è tanto, perché l'ho sempre avuto molto magre, stessa cosa le gambe. Quindi io se mi sono approcciata allo stile di vita sano e alla palestra, aumentare la mia muscolatura per tonificare, ma soprattutto per aumentare i muscoli. E ho notato che tutto ciò mi ha portato in conseguenza a un dimagrimento. Strano a dirsi, come fai a prendere massa muscolare e a dimagrire? È vero, sì, non è un cambiamento di peso, io peso lo stesso numero da 10 anni, incredibile. La cosa che agli occhi visivamente sembri più magra perché semplicemente sei più tonica, quindi ho completamente eliminato il grasso dal mio corpo e sostituito da massa muscolare. Questo è quello che voglio fare. Però il mio scopo finale è avere forza, avere resistenza, sentirmi giovane, in forma e nutrirmi nel modo giusto. Quindi voglio migliorare il mio approccio
da questo punto di vista, ho sempre preferito fonti di proteine più sane, tipo come il pesce piuttosto che gli insaccati, l'ho sempre fatto, ma adesso ancora di più, perché il mio fine ultimo, vi dicevo, oltre alla forma fisica, al benessere mentale, che sono le prime due cose per cui io mi alleno e mangio bene, cioè stare bene con me stessa, avere un bel corpo in salute, ma il primissimo è quello, proprio quello in assoluto, è quello della salute, quello di sentirmi bene, di non allontanare le malattie, essere sana, forte e giovane. Io quando dico la mia età, nessuno ci crede, raga, è incredibile. Adesso, se non invecchio stanotte, me ne danno molti molti di meno. Io penso che che siano sì prodotti bio, naturali, ok, le creme, le cremine, anche un po' di genetica, è vero, ma soprattutto ciò che mangi. Noi siamo ciò che mangiamo, e se mangi schifezze si vedrà tutto sulla tua pelle, sui tuoi capelli, si vedrà tutto, con i brufoli, con le rughe, eccetera. Quindi tutto questo preambolo per dirvi che io sono intenzionata ad avere uno stile di vita sano, quindi a introdurre nel mio corpo cibi, alimenti più sani possibili, a prescindere dal calcolo delle proteine, dei muscoli, dei carbs, delle cose varie, tutte queste cose qua, sano. Quindi quella è la prima cosa che io voglio, anche se una cosa, diciamo, non mi fa raggiungere proprio quell'apporto di proteine giornaliero, però è più sana, io la prediligo, non so come spiegarvi. Comunque questo è il mio approccio. E anche l'allenamento mi deve piacere, quindi se un giorno non ho voglia di fare salatrezza, ma ho voglia di andare a fare una corsetta, ci vado. A volte non ci andavo e io il cardio non lo faccio mai perché mi faceva dimagrire troppo, quindi per evitare di perdere anche massa muscolare nel momento in cui correvo eccetera, non lo facevo mai. Adesso se ho voglia di andare a fare una corsetta per scaricarmi, se non ho voglia di fare la salatrezza, oppure faccio kickbox, faccio altri corsi, insomma un po' quello che mi pare. Quindi, ragazze, continuando, quindi questa è la quota dei miei carboidrati di mattina, che dovrei mangiare più o meno 50 grammi di carboidrati, con come fonte proteica lo yogurt oppure l'albume, e come fonte di grassi anche un kiwi ci sta, una frutta, come fonte di grassi burro d'arachidi o mandorle, frutta secca. Come spuntino poi mangio invece o uno yogurt con delle mandorle, oppure un 50 grammi di panino integrale con fesa di tacchino, bresaola o tonno come fonte proteica, più mandorle. Anche qua ad esempio, ragazzi, mangiate ciò che vi piace, mangiate ciò che vi appaga. Io ad esempio, tutti quanti dicono la bresaola, io non riesco più a mangiare bresaola, c'ho un rifiuto per la bresaola, raga, io non lo so perché. Eppure, veramente non mi spiego perché, ma io quando mangio la bresaola ormai sento solo il sale in bocca, e non sarà perché io mangio pochissimo sale e quindi la sento così salata che mi disgusta. Quindi o mangio la fesa di tacchino, che è l'unico salume che riesco a mangiare assieme al prosciutto crudo completamente sgrassato, quindi voglio dire, non è che dovete mangiare per forza la bresaola, ma quasi sempre, dato che vi ripeto, sto preferendo un'alimentazione sana, veramente sana, magari come spuntino mi mangio una barretta appunto Fitvia e uno yogurt greco. Quindi sto bene così, non ho per forza la necessità di aggiungere degli insaccati, oppure magari se decido di mangiare degli insaccati poi mi limito col sale. Ad esempio, se a pranzo mangio ad esempio il crudo con l'insalata, nell'insalata non metto il sale, questa è una cosa che faccio sempre per bilanciare. E poi magari proprio durante il pasto, quindi durante il pranzo, bevo anche la tisana Fitvia. Così, in questo modo, la tisana mi drena i liquidi e mi elimina quel sale che magari era troppo con il prosciutto, insomma, mi bilancia un po' la cosa. Quindi io sto facendo in questo modo, sto bevendo la tisana anche durante il pranzo soprattutto, così mi fa fare pipì durante il giorno piuttosto che la notte, e la bevo proprio, mi piace tantissimo, perché durante i pasti la bevo come se fosse acqua, quindi scende tanto. Quindi vi ripeto, a questo punto il pranzo, per il pranzo quindi decido i carboidrati oppure i legumi, insomma, assieme, poi mangio pollo, pesce, tacchino, macinato di carne, insomma, quello magro ovviamente. Io preferisco sempre pollo o pesce come fonti di proteine, piuttosto che la carne rossa.
E poi verdure in quantità, quindi spinaci, rucola, spinaci, melanzane, insomma quello che capita. Poi faccio un altro spuntino il pomeriggio e il pomeriggio mangio come spuntino quasi sempre fiocchi di latte, mi stanno piacendo tantissimo. Fiocchi di latte, a volte ci metto anche un goccio di limone, oppure se non l'ho mangiata nello spuntino della mattina, la fesa di tacchino, che voi sapete, io come amo mangiarla, già lo sapete, fesa di tacchino tagliata a cubettini piccolini con limone sopra spruzzato ed è buonissima. Oppure una barretta con 4-5 mandorle, in questo modo ho tutta l'energia per poter affrontare l'allenamento. Il pre-workout lo faccio un'oretta, un'oretta e mezza prima, perché sennò altrimenti ho tutto il mangiare sullo stomaco mentre mi alleno. Poi mi vado ad allenare, di solito funziona così, mi alleno sempre in serata, insomma. E poi la sera a cena mangio una bella quota di carboidrati, perché la quota più grande di carboidrati va mangiata dopo l'allenamento, importante, perché quei carboidrati andranno a costituire i muscoli. Quindi è importantissimo mangiare carboidrati puliti, come ad esempio della pasta integrale e del riso basmati. Guardate qua, io ho riso basmati in questo contenitore, ho detto lo devo far vedere, lo metto qua dentro perché, raga, a volte nel riso basmati, nelle buste, che io ne compro tantissime, sono formate delle farfalline anche nella pasta. Quindi sto prendendo l'abitudine di metterlo nei contenitori. Ed è una cosa bruttissima, perché magari un pacco di riso intero e lo devi buttare e ci sono le farfalline. Qua si conserva benissimo. Questo è il riso basmati in quantità. E io preferisco, dopo l'allenamento, un bel piatto di 100-150 grammi di riso basmati. Poi, rispetto al piano giornaliero che adesso vi dico dei carboidrati, comunque mangio quasi sempre o pasta integrale o riso basmati la sera dopo l'allenamento. E non mi dite che i carboidrati, ancora siamo alla concezione della gente che dice: ah, i carboidrati la sera fanno ingrassare. Non è vero, si dovrebbero mangiare il giorno. Allora, raga, veramente, cioè, gli studi sull'alimentazione sono andati avanti. A parte il fatto che è vero o non è vero, queste leggi non esistono, ognuno mangia quello che va bene per sé e quello che io potrei mangiare la pizza a mezzanotte e digerirla meglio insomma, di un'altra cosa che per voi è leggera, quindi è tutto molto soggettivo. Facciamo così, diciamo così, io e il mio PT siamo convinti di questa cosa, ma un po' tutti, informatevi, così che la quota di carboidrati maggiore, carboidrati puliti ovviamente, vanno mangiati dopo l'allenamento per integrare i muscoli. In questo modo, anche perché prima dell'allenamento io molti carboidrati non li mangio, perché se no mi appesantisco e mi viene sonno, e soprattutto pasta, riso, preferisco più dopo, perché dopo, poi dopo un po' digerisco, vado a dormire. Invece prima mi abbattono e poi mi sento appesantita e il mio stomaco sta digerendo e non riesco a lavorare bene in palestra. Però comunque dopo cena potreste mangiare anche riso venere, io non lo preferisco molto, preferisco il basmati, però è buono, pasta di Kamut e anche qua le solite fonti proteiche che vi ho detto a pranzo. Io di solito mangio quasi sempre il pesce la sera perché secondo me è più sano, oppure del pollo, però quasi sempre pesce perché secondo me è più sano ed è più naturale. E contiene anche una fonte proteica migliore, quindi del merluzzo, del salmone, che per me è buonissimo, ma quello fresco, non l'affumicato. Mi piace anche l'affumicato, però contiene più sale, quindi lo considero meno sano. Invece, se andate al banco pesce, comprate merluzzo, filetti di pratessa, orate, spigole, salmone fresco. Poi tornate a casa come faccio io, congelate in pacchetti e ogni sera scongelate e mangiate, non c'è nulla di più sano, vi assicuro, piuttosto che comprare pesci surgelati, robe preparate, no, vabbè. Quindi questo è quanto. Se passano 2 o 3 ore dalla cena faccio anche un pre-nanna, quasi sempre no perché mangio così tardi che poi ho giusto un paio d'ore per digerire e andare a dormire, però eventualmente dovessi andare a letto molto tardi faccio anche uno spuntino proteico a base di o albume con mandorle o fiocchi di latte con mandorle o yogurt greco con mandorle. Questo è il mio piano alimentare, ovviamente devo bere 3-4 litri d'acqua al giorno. Mi ha scritto il mio personal trainer sul foglio, ma ovviamente io bevo 3-4 litri d'acqua
compreso Fitvia, compreso la bevanda di Fitvia, le tisane di Fitvia che valgono per il doppio, quindi. Poi di olio invece, ragazze, 3 cucchiai al giorno di olio. Anche qua ad esempio vi regolo un po' io, 3 cucchiai di olio, sì, ok, però se ad esempio mangio un uovo che c'è un tuorlo che è grasso, oppure magari mangio dell'avocado che comunque è grasso, limito l'olio, quindi me la gestisco un po' io. E come carboidrati, la carbocycling è fatta in questo modo: i grammi di carboidrati vengono scanditi appunto in fasce, sono 5 fasce. Il primo giorno io dovrò mangiare, ad esempio, io dico quella che è fatta per me, poi ognuno dovrà rivolgersi a un medico, un nutrizionista, un personal trainer, un nutrizionista, o insomma informarvi un po' voi su internet e farvela da soli, però lo fate voi e non ve lo dico io. 230 grammi di carboidrati il primo giorno, che io poi suddivido nella giornata. Ad esempio, per quanto mi riguarda, quei 230 grammi di carboidrati io preferisco mangiarli di più la mattina, così c'ho energia, e la sera post workout, quindi di meno a pranzo, perché poi dopo mi devo andare a allenare e vi ho detto mi addormento, non ce la faccio, eccetera. Però ognuno fa come un po' come gli pare, magari se mi alleno la mattina li mangio a pranzo dopo il workout, quindi così. Poi il secondo giorno mangio 120, quindi scalo di carboidrati, 120 grammi di carboidrati, il terzo giorno 50 grammi, 2 giorni a 0 carbo, quindi questo è la carb cycling. Dopo di nuovo, il secondo giorno aumento i carboidrati, 250, poi 130, poi 60, poi 2 a 0. Poi la terza settimana faccio 300 grammi, 150, 70, 0, 0. Poi 3,30, non so come farò, 3,30, 330 grammi di carboidrati al giorno, scoppierò, 160, 80, 2 a 0. Poi ancora 360 grammi di carboidrati, 180, 100, 0, 0. Questa è la mia carb cycling. Ovviamente mangiando così grandi quantità di carboidrati, ovviamente ad esempio mangio 360, 180, 100 grammi di carboidrati, dopo quei 2 giorni a zero ti peseranno un po' di meno, perché comunque hai fatto una bella ricarica, e nello scarico si vedrà tutto il frutto del tuo allenamento e della tua alimentazione sana, ti usciranno di più i muscoli e le linee sul corpo. Questa carb cycling è il metodo migliore appunto per crescere muscolarmente, non fare la fame, stare appagati mentalmente, però dimagrire contemporaneamente e perdere massa grassa. Quindi io sto facendo questa dieta con molto entusiasmo. L'allenamento, vi ho detto, è molto molto pesante, molto. Io mi alleno sempre con carichi molto pesanti, cioè quelle cose, sudo, piango, mi dispero in palestra, perché veramente ce la metto sempre tutta, faccio ogni esercizio sempre al massimo del peso che posso. Cioè io non vado in palestra e penso alla spesa, penso al fidanzato, penso, no, io penso a quell'esercizio che sto facendo, quindi veramente spingo più che posso. Quello è importante per me, e appunto sul corpo lo sto vedendo. Ormai da anni che mi alleno in questo modo e vedo risultati sul corpo, questo fa la differenza. Questo allenamento e questa alimentazione sana, fatta bene, senza fare la fame, mangiando cose buone e sane, veramente a me mi ha dato la differenza, ho visto la differenza, ho visto che davvero funziona, il corpo diventa bello, formoso, tonico, muscoloso, proprio da vera femmina, e non quelle cose striminzite, secche, che non mi piacciono. Quindi allenatevi duro come uomini, che ve frega se vi dicono che la palestra è domani, ma sti cavoli, ma quali uomini? Allenatevi, mangiate, e ogni tanto anche qualche sgarro, non lo dite al mio personal trainer, ogni tanto anche qualche sgarro, fa bene, parola di Carlita, vi aumenta il metabolismo e vi fa stare bene. Io gli sgarri li faccio, e sti cavoli, ovviamente non in situazioni in cui voglio, se devo fare una gara, se devo magari fare uno shooting fotografico non lo farò, però se sto per i cavoli miei, non devo fare la modella, mi faccio un bello sgarro, mi mangio una bella pizza, una bella porzione di patatini, un bel gelato, poi il giorno dopo, però il giorno dopo faccio zero, faccio sempre il giorno dopo faccio zero, piccolo trucchetto,
e mi abbuffo di Fit Via e vi giuro che non si vede sul corpo, nessuno se ne accorge che il giorno prima ho mangiato come un porco. Quindi piccolo segreto, dai Carlita, che bello! Queste chiacchierate come se mi stessero guardando due o tre amiche. Bellissimo, ragazze. Io ho parlato veramente, veramente troppo. Ah, ultimo segreto, raga. Mi avevo messo qua delle cose che volevo farvi vedere. La farina di avena che utilizzo per fare io i pancake, che secondo me è la fonte più buona di carboidrati sani, veramente, oltre alla pasta integrale, al riso basmati. In alternativa, ma non lo preferisco, questi qua confezionati, cioè il pane di segale o questo o questo, ma non li preferisco, preferisco di più. E anche questa è una cosa che magari si sbaglia, magari persone che pensano di fare la dieta, di mangiare poco, mangiano un pane, un panino, una cosa, anche io lo mangio, però magari se vado di fretta, se invece ho tempo, preferisco sempre di più farmi della pasta integrale o del riso basmati, che sono le migliori fonti. Un bel 100 grammi di riso basmati veramente può far solo che bene, vi va a riempire tutti i muscoli e vi dà una bella energia, perché è un carboidrato pulito. Questi qua invece confezionati, a parte additivi e cose, non è proprio naturale, a parte che magari ci può stare il lievito, ecco, se no le gallette che magari sono senza lievito, ma anche là sono comunque lavorati, quindi vabbè, comunque un po' di tutto. Io cerco di variare, ma preferisco sempre pasta integrale e riso basmati. E poi, raga, nei giorni in cui sono bassa con i carboidrati, non è detto che voi dovete fare la fame, a parte che voi dovete mangiare tante 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 verdure, proprio tante, quindi è anche una scusa per fare una specie di detox, perché là magari andate a mangiare più verdure, ma proprio tante, quindi fate solo che bene alla vostra pelle. Ecco un motivo per cui ho anche una bella pelle, perché mangio tante tante verdure. Quindi se voi state a zero dovete mangiare tante tante verdure, così vi saziate e vi fate anche bene. E magari, ad esempio, ho trovato questa pasta che è fatta con farina di piselli verdi bio, l'ho trovata anche a farina di lenticchie e altre farine comunque di legumi, che contengono carboidrati bassi, quindi è pasta low carb, insomma un piccolo trucchetto per il giorno in cui magari ci avete soltanto tipo 50 grammi di carboidrati, vi mangiate questa che è bassa con carboidrati, ha più proteine ed è buonissima, a me piace tanto tanto tanto. Oppure magari vi potete fare gli spaghetti quelli là di zucchine, che sono anche comunque low carb, perché alla fine è verdura, vi sembrerà di aver mangiato della pasta. Comunque cercate la ricetta sul mio secondo canale di quelli, perché sono buonissimi. Quindi questo è tutto, ragazzi, ho parlato un casino, penso è meglio che mi fermo qua, come al solito quando faccio questi video parlo sempre sempre tantissimo, quindi dopo è un casino per editare, ma io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Lasciatemi un like, mi raccomando, sono importantissimi i vostri commenti e i vostri like, leggerò tutti i vostri commenti, quindi se avete domande, richieste, ditemelo nei commenti, seguitemi anche su Instagram, io vi mando un bacio grande, vi ricordo Carlita10 sul sito Fitvia, andate e provate le mitiche barrette, sono troppo buone, parola di Carlita. Mua! Ciao, ciao a tutti. I'm trying, 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 not to think about